la cena italiana definitiva. Benvenuti alla cena italiana definitiva. In questo episodio ci immergeremo nel mondo dei piatti classici italiani e troveremo consigli di decorazione che renderanno la tua cena un successo. Saremo raggiunti anche da alcuni ospiti speciali che condivideranno le proprie esperienze ospitando incontri a tema italiano. Quindi prendi un bicchiere di vino e unisciti a noi mentre ci imbarchiamo in questa deliziosa avventura. Cominceremo con uno degli aperitivi italiani più popolari, la bruschetta. Questo piatto classico è un alimento base in qualsiasi cena italiana ed è fatto con ingredienti semplici come pane, pomodori, aglio e basilico. La nostra ospite speciale, la cuoca Maria, è qui per condividere i suoi segreti su come realizzare questo antipasto perfetto. Ciao! L'umile ma delizioso antipasto che non pende mai di impressionare. Questo delizioso piatto è un capolavoro di semplicità, ma trasuda eleganza e raffinatezza. Il pane croccante lascia il posto ai sapori ricchi, di pomodori perfettamente maturi, basilico, aglio e mozzarella. Ogni boccato è una sinfonia di testure e sapori, che vi lasceranno desiderare di più. È come una piccola fetta di paradiso italiano, su un pane tostato. E la parte migliore? È sorprendentemente facile da fare e chiede la giusta quantità di finezza, per elevarla da un semplice spuntino a un capolavoro delizioso. Per espressare veramente la piena gloria del bruschetta, devi prima scegliere il pane perfetto. Cerca un pane rustico e croccante che sia stato cotto alla perfezione. Il tipo che è così buono che vorrai mangiarlo tutto da solo. Successivamente scegliate i vostri condimenti con saggezza. Pomodori freschi, basilico, aglio, olio d'oliva e mozzarella sono la scelta classica. Ma non abbiate paura di sperimentare altre deliziose combinazioni. Vuoi un po' di spezza? Aggiungi dei jalapenos o fiocche di pero rosso. Preferisci una base più cremosa? Usa burro d'aglio, in posto di olio d'oliva. Le possibilità sono infinite. Il segreto è mantenerlo semplice, ma audace, come il sole toscano che splende su questo piatto. E la parte migliore? La bruschetta è un piatto che premia la pazienza e la finezza. Il processo di tostato richiede la giusta quantità di tempo, quindi dovrai tenere d'occhio il tuo pane. Raccomando di tostare il pane nel forno. Fidati di me, il risultato finale vale l'attesa. Sembra delizioso. Ora che ci siamo rifocillati con delle deliziose bruschette, passiamo alla nostra portata principale, la pasta primavera. Il nostro prossimo ospite, il cuoco Giovanni, è qui per condividere i suoi segreti su come far risplendere questo piatto. Ciao! Pasta primavera è un capolavoro culinario che lascerà le vostre papille gustative cantare come una sinfonia di sapori. Il segreto sta nel miscuglio di verdure colorate, ognuna delle quali aggiunge il proprio sapore e consistenza unici al piatto. Per prima cosa inizierai con un letto di pasta al dente, la base perfetta per questo gustoso banchetto. Allora aggiungerai una varietà di verdure colorate, come pomodorini, zucchina e peperoni, ciascuna delle quali aggiungerà la propria tocco di colore e bontà al piatto. I pomodori esploderanno nella tua bocca con la loro dolcezza succosa, mentre le zucchine forniranno un sottile sapore di noci. E i peperoni aggiungono una consistenza croccante. Per portare questo piatto al livello successivo, ti consigliamo di aggiungere alcune erbe fresche, come basilico o prezzemolo, per un'ulteriore sferzata di sapore. Il basilico aggiungerà una nota brillante e agrumata, mentre il prezzemolo fornirà un sottile aroma terroso. E non dimenticare di condire il tutto con una deliziosa vinagrette, fatto con olio d'oliva, succo di limone e un pizzico di sale. Il condimento riunirà tutti i sapori,
e aggiungerà una leggera lucentezza al piatto. Sembra fantastico. E ora è il momento del pezzo forte di ogni cena italiana, il tiramisù. La nostra prossima ospite, la pasticcera Lucia, è qui per condividere i suoi segreti su come preparare il tiramisù perfetto. Ciao! Sì, il tiramisù, la regina dei dolci italiani. Il segreto del suo successo risiede nella qualità dei suoi ingredienti, savoiardi, mascarpone, espresso, tutti lavorando insieme in perfetta armonia, per creare un capolavoro culinario. Con pochi ingredienti e un po' di pazienza, potrete creare questo capolavoro culinario a casa. Immergi semplicemente i savoiardi nell'espresso, quindi mettili a strati con il mascarpone, e ripeti, fino a raggiungere la parte superiore del piatto da servire. E non dimenticare di sovrapporre la crema e i savoiardi, in uno splendido disegno. Sembra decadente, e infine, parliamo delle decorazioni per la nostra cena a tema italiano. La nostra esperta, event planner Francesca, è qui per condividere i suoi consigli su come creare un'atmosfera bella e invitante. Ciao! Quando si tratta di decorare una cena a tema italiano, la chiave è usare colori vivaci e trame che evocano la bellezza dell'Italia. Incorporare elementi come fiori freschi, tovaglie colorate e eleganti centro tavola, per creare un ambiente caldo e invitante. E questo è tutto. Spero che questa guida definitiva su come organizzare una cena a tema italiano ti sia piaciuta. Ricorda, la chiave è utilizzare ingredienti freschi, prestare attenzione alla presentazione e non avere paura di essere creativo con le tue decorazioni. Grazie per essere stato con noi oggi. Se ti è piaciuto questo episodio, seguici e attiva le notifiche per unirti a noi la prossima volta per un altro viaggio nel cuore della bella Italia.